Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, glucosio più sodio cloruro bioindustrial imsol. Per inf. I bioindustrial in bioindustrial laboratorio italiano medicinali SPA, ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è glucosio più sodio cloruro bioindustrial imsol? Per inf. I. Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere glucosio più sodio cloruro bioindustrial imsol. Per inf. I. Durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è glucosio più sodio cloruro bioindustrial imsol. Per inf. I. Glucosio più sodio cloruro bioindustrial imsol. Per inf. È un farmaco a base del principio attivo sodio cloruro più glucosio monoidrato, appartenente alla categoria delle soluzioni endovene elettrolitiche e nello specifico soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico. È commercializzato in Italia dall'azienda Bioindustrial in Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali SPA. Glucosio più sodio cloruro Bioindustrial imsol. Per inf. I può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni glucosio più sodio cloruro bioindustrial imsol. Per inf. I absolutes. Perfusionale 250 ml glucosio più sodio cloruro bioindustrial imsol. Per inf. I absolutes. Perfusionale 500 ml glucosio più sodio cloruro bioindustrial imsol. Per inf. I absolutes. Perfusionale 250 ml glucosio più sodio cloruro bioindustrial imsol. Per inf. I absolutes. Perfusionale 500 ml glucosio e sodio cloruro bioindustrial im absolutes. Perfusionale 1 flacone 100 ml glucosio e sodio cloruro bioindustrial im absolutes. Perfusionale 1 flacone 100 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Bioindustrial im bioindustria laboratorio italiano medicinali SPA ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. C principio attivo. Sodio cloruro più glucosio monoidrato gruppo terapeutico. Soluzioni endovene elettrolitiche forma farmaceutica. Preparazione iniettabile indicazioni ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto di sodio cloruro e ad un apporto calorico. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia. Posologia la soluzione al 4,27% di glucosio, soluzione I, è isotonica con il sangue. La soluzione al 5% di glucosio, soluzione I, è ipertonica con il sangue. Il medicinale deve essere somministrato con cautela per infusione endovenosa a velocità di infusione controllata. La dose è dipendente dall'età, peso, condizioni cliniche, quadro elettrolitico e osmolarità e dal deficit di sodio. Il medicinale deve essere somministrato ad una velocità non superiore a 0,4-0,8 g di glucosio barra ora per chilogrammi di peso corporeo. Anziani gli studi clinici e la pratica clinica non hanno mostrato differenze nella risposta tra pazienti anziani e più giovani a seguito di somministrazione di glucosio. Come regola generale, occorre cautela nella somministrazione di farmaci a pazienti anziani. Bambini nei bambini la sicurezza e l'efficacia del medicinale non sono state determinate. Il dosaggio e la velocità di somministrazione del glucosio devono essere scelte in funzione dell'età, del peso e delle condizioni cliniche del paziente. Occorre particolare cautela nei pazienti pediatrici e soprattutto nei neonati o nei bambini con un basso peso corporeo, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Anuria. Emorragia spinale o intracranica. Delirium tremens, se tali soggetti si presentano già in stato di disidratazione. Grave disidratazione. Coma epatico. Ipernatremia, per la soluzione I. Pletore idrosaline, per la soluzione I. In concomitanza di trasfusioni di sangue, le soluzioni di glucosio non devono essere somministrate tramite lo stesso catetere di infusione con sangue intero per il possibile rischio di pseudoagglutinazione e di emolisi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Le soluzioni di glucosio devono essere somministrate con cautela nei pazienti con diabete mellito conclamato o subclinico o con intolleranza al glucosio di qualsiasi natura. Per minimizzare il rischio di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Poiché i corticosteroidi e la corticotropina sono associati a diminuita tolleranza di glucidi e possibile manifestazione di diabete mellito latente, occorre monitorare attentamente il paziente in caso di somministrazione contemporanea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere glucosio più sodio cloruro bio industrial imsol. Per inf. I durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere glucosio più sodio cloruro bio industrial imsol. Per inf. I durante la gravidanza e l'allattamento. Non sono disponibili dati su possibili effetti negativi del medicinale quando somministrato durante la gravidanza o l'allattamento o sulla capacità riproduttiva. Pertanto, il medicinale non deve essere usato durante la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il medicinale non influenza la capacità di guidare e di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di glucosio con sodio cloruro, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. In caso di una somministrazione prolungata di glucosio, è possibile che si verifichi iperidratazione e sovraccarico di soluti. In tal caso, occorre rivalutare le condizioni cliniche del paziente e istituire appropriate misure correttive. Una somministrazione di quantità elevate di soluzione può quindi comportare iposmolarità plasmatica. La somministrazione di dosi eccessive di sodio cloruro può portare, a seconda delle condizioni cliniche del paziente, ad ipernatriemia e barra o ipervolemia. L'accumulo di ioni cloro determina riduzione della concentrazione di ioni bicarbonato portando acidosi. Trattamento: sospendere immediatamente l'infusione e istituire una terapia correttiva per ridurre i livelli plasmatici di glucosio e degli ioni che risultano in eccesso e ristabilire, se necessario, l'equilibrio acido-base, vedere paragrafo 4.4. Il paziente dovrà essere tenuto sotto osservazione per valutare la comparsa di eventuali segni e sintomi correlabili al farmaco somministrato, garantendo al paziente le relative misure sintomatiche e di supporto a seconda della necessità. In caso di elevata natremia si possono impiegare diuretici dell'ANSA. Una natremia superiore a 200 mmol/L può richiedere l'impiego della dialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Elettroliti associati a carboidrati. Codice ATC. B05-BB02. La somministrazione di glucosio fa aumentare la glicemia, fornisce un apporto calorico e fornisce acqua all'organismo. Il glucosio può ridurre, proprietà farmacocinetiche. Dopo la somministrazione, il glucosio e il sodio si distribuiscono nei liquidi e nei tessuti dell'organismo. Il rene mantiene la concentrazione del sodio nei liquidi extracellulari entro un intervallo compreso. Dati preclinici di sicurezza. Gli effetti del glucosio sullo sviluppo embrionale si basano esclusivamente su studi condotti sui nati da donne diabetiche in cui si è notato un aumento di incidenza di anomalie congenite. Elenco degli eccipienti acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.